succedendo qui? Questo è il famoso canale Asso, che è l'unico, diciamo, fiume che abbiamo nel Salento. Qua è una zona vincolata dal piano paesaggistico regionale, dove hanno fatto un lavoro con una geoscoglia che puoi vedere, che occlude la crescita delle piante e delle canne che servono all'habitat. È zona percorsa da avifauna. Io stesso ho visto un airone. Questa geostuoia è un esperimento pilota che costa ai cittadini, non ti so quantificare, però per quanto riguarda la bonifica del canale Asso e del canale Ugentoli-Foggi, di bonifica io non ho visto niente, perché se guardi nel canale ci sono delle carcasse di animali, elettrodomestici, quello non l'hanno pulito, hanno tagliato le canne con una scossa elettrica che è di 2000 volts per la xylella fastidiosa, in modo che il canale non diventi veicolo di trasmissione del batterio killer che ha messo in allarme l'Europa e il mondo. Tanto è vero che questa opera qua, io già ho fatto una denuncia ai carabinieri e al comune, perché qua non potevano entrare con le ruspe. Questa geostoria è rimasta lì, la plastica ce l'abbiamo per 200 metri. Lì abbiamo un gelso che io ho chiamato il gelso del canale Asso. Questo canale si espande fino a Collepasso. Allora ditemi voi, dove sta la tutela dei luoghi della biodiversità che abbiamo? Ci stiamo vendendo anche, dico, pure il canale Asso. C'è un rischio di inquinamento? Il canale è di per sé stesso, con tutti gli elettrodomestici, con la spazzatura, con le canne, e adesso qua non si nota, però verso Galatone, perché qua è un territorio tra Galatina e Galatone, e quindi di competenza c'è anche Galatone che riguarda la questione Asso. Poi hanno cementificato tutto, hanno chiuso le vore, e di conseguenza quando succede un'alluvione ci ritroviamo con i canali che esce l'acqua, con il rischio dell'acqua che può entrare nelle case. Quindi qui convergono le acque di questo fiume? Qui è un punto di passaggio delle acque, e qua arrivano le acque da Maglia, tanto è vero che lì c'è un cartello che dopo facciamo una ripresa ad alto rischio igienico. Quindi questa già è una zona abbastanza, dico, critica. Per di più il canale non lo puliscono mai, la manutenzione non viene mai fatta. C'è un rischio igienico sanitario. Adesso vedrai il cartello con l'articolo di legge.